O'Brien, rispondi. Ho raccolto i dati. O'Brien, rispondi. Ho raccolto i dati. Appena ricevuto. Grazie, randagio. Di cosa parla, O'Brien? Ha detto qualcosa riguardo a un virus o quello che è agli effetti che produce. Voglio sapere cosa sta succedendo, O'Brien. Perché sono qui? Cosa sperano di ottenere? Qualcuno? O'Brien? Ok. Ti tengo aggiornato. Posso chiudere? Ok, questa storia comincia a seccarmi. In un canile non lontano da sé. Avevamo un centinaio di qui per la moto. Ehi, come va? Faccio il pieno. Ok. A dopo. Chiudo gli occhi solo per un momento. Si torna in azione. Ehi, aspetta! Che abbiamo qui? E carne. Una banda di assassini e vagabondi. Questi sparano senza troppe domande. Qualcuno è finito in trappola. Non posso andarmene. Aiuto! Aiuto! Sono qui! Aiuto! Resisti, ci penso io. Ehi, non è sicuro qui nell'incubo, ma io conosco un accampamento. Un campo? Dove? Dov'è? Dimmelo, ci vado.
Peaceful Lake, Mark Copland, è sicuro lì? Ero spacciato per la miseria. Grazie di cuore! Grazie di cuore! Davvero! Grazie! 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 Io sono Deacon, da quelle parti mi conosco. Evita le strade principali e non fermarti! Ehi, Ricky, sono a Camp Pioneer e sembra una Cristo di zona di guerra. Che succede? C'è qualcuno dei nostri lì? No, non credo. Sembra si stiano liberando dei furiosi. Non preoccuparti, lo troverò. Dico, chiudo. D'accordo, Red. Dove cazzo sei? Larve, bene. Uccidono le larve. Ok, che roba è? Ok, sì, sì. Mozziconi di sigaretta, sì. Lasciato da quegli eleganti stivali. Attacco, forza! Arrivano! Facciamolo bene! Mi piego! Sto ripiegando, coprimi! Potrebbe servirmi. Sputa il tabacco. Riley, sei un disgustoso pezzo di merda. Ehi,
andiamo. Cosa c'è qui dentro? C'è qualcosa. Arrivano! Sparagli! Devo indietreggiare! Spagna a terra! Un altro sputo. Era ora. Pisciando, acceso. Quando ti scappa, ti scappa. Arrivano! Ricarico, ricarico! È qui, è qui! Cavolo, ti sei nascosto. Deve essere qui intorno. Sta fermo, accidenti! Vuole scappare, ammazziamolo! Deve morire, uccidilo! Ti vedo, stronzo!
qui, è qui! Non deve fuggire. Becca il bastardo, l'ha ucciso! Trovato! Niente da fare. Chiusa. Cos'è stato? Altre robe di stivare. Tre orme di stivali, sì, di qua.
Che cosa ti sei perso? Sei in un capanno? No? Bella strozza! Ha avuto quello che si meritava. Stava lì a fare commenti ad alta voce. Accidenti, randagio! Al cancello. Apri pure, è a posto. Ero in classe quando... Beh, insegnavo inglese a... Che si dice? Ehi, come va? Faccio il pieno. Non so nemmeno da che... Cerca di trattarla bene. Secondo te come si è... Ciao, Dick. Ehi. E Ricky, l'ho sistemato. Deacon. Ah, che sollievo. Lindsay aveva alcuni amici. Li avviserò io. Sì, d'accordo. Alla prossima, Ricky. Sembrerà strano, ma non mi dispiaceva. Dick. Ho pensato al tuo discorso quando mi hai chiesto di rendermi utile alla vostra comunità per sdebitarmi. Sentiamo. Hai 2 minuti. Devi vedere una cosa. Sì, posso concederti un paio di minuti. Allora dove andiamo? Sei mai stato nelle caverne a nord del lago? Sì, le conosco. Avanti, prova a tenere il passo. Ok, andiamo. Oggi è giorno di bonifica. Devo controllare le paludi ed eliminare i furiosi intrappolati nel fango. Da quanto non sali lassù? Da diversi anni ormai. Quando ero piccolo passavo giornate intere in quelle grotte. Il mio vecchio si credeva un grande geologo. Ok, ce ne sono un paio. 2 furiosi bloccati nel fango. Sì, così sembra. Aspetta, ci penso io. D'accordo, lascio a te. Ottimo lavoro. Schizzo ha trovato una degna spalla per questo incarico. Schizzo può anche andarsene dove so io. Comunque, stavo dicendo. Parlava delle caverne per ore. L'origine dei passaggi, la lava solidificata all'esterno, i fiumi di magma che scorrevano nel sottosuolo. I turisti esploravano le gallerie come la Metolius in alto, ma ci sono molte altre grotte sparse in tutta la regione. Ok, siamo quasi alla superstrada, non fare rumore.
cielo! Mi hai trascinato qui per questo, strozzarmi con la puzza dei furiosi. Ok. Coraggio, seguimi. Ehi, seguirti. Dove diavolo stiamo andando? Vedrai. Forza. Ti avvicinare troppo. Stai giù. Cosa stiamo facendo, Dick? Non mi sembra una gran mossa neanche per un maledetto randagio. Aspetta, hai detto che in estate i turisti californiani venivano qui in massa e che la 97 e la I5 erano sempre bloccate dal traffico, ricordi? Confermo, a luglio puzzavano tutti come un branco di furiosi. Beh, avevi ragione su una cosa. I branchi di furiosi, quelli che alcuni chiamano orde. Forse è proprio per le orde che non riusciamo a decimarli. Pensaci, sono rimasto nell'incubo per più di un anno, sempre a caccia di taglie. E lo stesso vale per Boozer, Ricky, Schizzo e non solo. Per te quanti furiosi ho ammazzato? Qualcuno. Qualcuno, sì, ma il loro numero è rimasto costante. Qual è il punto? Dipende tutto dalle orde. Ogni notte migliaia di furiosi risalgono la superstrada di Santiam e si riversano nella valle di Lost Lake, a nord delle Cascades. Dici che arrivano dalla California? La strada è chiusa da anni ormai. Nessuno è più sceso a sud del passo di Santiam. Non è chiusa per i furiosi. Anzi, sono proprio loro a bloccarla. Comunque, il punto è che le orde continuano ad arrivare notte dopo notte e non possiamo fare nulla per fermarle. Questo è vero. Ho già perso fin troppi uomini per tentare di arginare il problema. Lo so. C'ero anch'io. E ogni nuova orda semina una scia di gruppi isolati o si frantuma e si disgrega. E in un lampo i furiosi invadono la regione e si diffondono a perdita d'occhio. E non solo. Non c'è bisogno di vederli per sapere che ci sono. Se esistesse un modo per fermare le orde, potremmo ridurli di numero e organizzarci meglio. Sicurezza, campi coltivabili, sistemi di irrigazione. Sì. Ok, ma cosa hai in mente? Non possiamo affrontare a viso aperto quelle orde, come le chiami tu. Ecco qui. Che mi venga un cazzo di colpo. Già. Ma stanno qui tutto il giorno, in questa specie di stato di ibernazione. Quindi tu suggeriresti di... Sì. Far saltare tutto. Metti carichi lì, lì e lì. Tiriamo giù una parete e sigilliamo questo schifo. Ok, ma se ne intrappoli un centinaio, che ci guadagno? No, non hai capito. Se chiudiamo la grotta, non sapranno dove dormire. O forse la scia di fetore si seccherà, si disperderà e non ne arriveranno altri. Sì. D'accordo. Capisco, mi hai incuriosito. Ok, forza, rientriamo. Ok, mi sono scaldato un po'. Ora vediamo se riesci a tenere il passo. Sì, ok. Per curiosità, sei diventato un esperto di furiosi vivendo nell'incubo? Passi il tempo libero a seguire quei mostri? Studi il loro comportamento? Non proprio. Allora come sai tutto questo? Come si muovono le orde dove dormono gli infetti? Qualche giorno fa, a nord del cratere di Belknap, ho visto passare un elicottero. Un elicottero? Scherzi! Non hai ancora sentito il pezzo forte? Era un elicottero della Nero, come quelli che sorvolavano tutta la cazzo di regione ai tempi del contagio. E ne hai visto uno in volo? Li ho seguiti e ho rubato una radio. Ho cercato di rintracciarli per capire se hanno una base qui vicino, delle scorte. Cazzo, vorrei capire se i federali esistono ancora, quantomeno. Hanno allestito un programma di ricerca sui furiosi.
Insomma, li stanno studiando. Loro hanno risorse e scienziati, mentre noi soffriamo la fame e lottiamo per sopravvivere. Li ho seguiti fino alle caverne del grotto. Le conosci? Sì. Hanno posizionato dei sensori di movimento per calcolare il passaggio di Furiosi durante il giorno. Mike, erano a migliaia. Migliaia? A detta loro, tutti i Furiosi delle Cascade, a sud di Crater Lake e a nord di Smith Rock, usano i tunnel di lava come rifugio per l'ibernazione. Quindi, pensavo, facciamo esplodere le caverne, no? È l'unico modo per decimarli. Ehi, la tua idea non è campata in aria, ma una cosa così richiede un bel po' di tritolo. Mi hai chiesto di aiutarvi a rendere Lost Lake più sicura. Si fa così. Ok. Allora, senti, ho delle cose da fare, ok? Ma raggiungimi al ponte tra un paio di minuti. So dove trovare quel che serve. St. John! Dovevi presentarti alla fattoria un'ora fa. Il mio uomo ha una pala che ti aspetta. Sì, schizzo, lo so, ma ora ho da fare. Stavo giusto per uscire in missione con Iron Mike. Iron Mike, vedi di portare il culo lì o rischi di finire nella merda con quello storpio del tuo fidanzato, intesi? E senza una pala per scavare! Sì, ho capito benissimo. Passo e chiudo.